Salve, sono Sergio Contini, ho scritto Uno Inferno, un libro che parte da un episodio accaduto proprio qui in Puglia, circa 15 anni fa, cioè la scomparsa di più di 100 lavoratori polacchi, soprattutto giovani, nelle campagne del Foggiano. Questo episodio mi ha particolarmente colpito per il numero delle persone scomparse, perché si trattava soprattutto di lavoratori polacchi. E questa cosa mi ha colpito perché si tratta di lavoratori europei. Era un periodo di crisi in Polonia, quindi molti, soprattutto giovani, venivano a lavorare d'estate in Italia. C'è stata un'inchiesta su questa cosa, ci sono state le prime rogatorie internazionali dell'Italia per il rapporto con la Polonia. E alla fine sono stati incriminati dei caporali, però stranieri, tutti stranieri. E non si è fatta luce assolutamente su comunque la scomparsa di queste persone che risultano ancora oggi scomparse nel nulla. Io ho scritto un libro che però non è un libro giornalistico, è un libro che ricostruisce una possibile storia, naturalmente in maniera diciamo verosimile, ecco. Non si tratta appunto di una, come viene definita, true crime story, cioè di una ricostruzione di un delitto. È una storia verosimile anche perché la struttura di fondo di questo libro è la Divina Commedia, quindi abbiamo un doppio binario, una storia realistica da una parte e dall'altra l'elemento simbolico della Divina Commedia. Infatti i protagonisti sono due giovani che rappresenterebbero Dante e Virgilio e fanno questo viaggio nell'abisso, e l'abisso di oggi, che è simile all'abisso dantesco con il suo inferno che sprofonda sempre di più verso il basso, è la discesa da una condizione normale, due giovani che pensano di andare a lavorare duramente, sì, ma comunque in condizioni quelle che conosciamo noi oggi nella nostra realtà, invece in una situazione di privazione di tutti i diritti, addirittura della propria libertà personale, per arrivare al finale tragico, perché si ripercorre la Divina Commedia, quindi alla fine ritroviamo la fine dei personaggi di Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Lucifero stesso, che sono rappresentati nella storia di oggi dai lavoratori polacchi, dai due protagonisti e dalle persone che rappresentano il potere di questa ditta che impiega i lavoratori stranieri.